Ciao a tutti ragazzi, questo è Pancast Reaction, il format dove guardiamo e commentiamo i vostri video. Se anche tu hai un video da consigliarmi, scrivilo qua sotto nei commenti. Partiamo! Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pancast Reaction. L'altro giorno mi è arrivato un messaggio dai ragazzi degli Uguaglianza che mi hanno scritto su Instagram. Mi hanno scritto appunto: ciao, volevo segnalarti che ieri è uscito il nostro nuovo singolo, ti lascio qui sotto il link se hai piacere di ascoltarlo, con il link. E poi mi hanno anche scritto: c'è anche il relativo videoclip. Ora, non è che ti stia chiedendo se hai voglia anche di fare uno dei tuoi celeberrimi video reaction, ma se per caso dovesse capitare, sono sicuro che ci faremmo delle belinate di ridere, come si dice qui da noi. In ogni caso, grazie e continua così, che ti seguiamo sempre volentieri, a presto. Allora, io prima di questo messaggio la mia vita andava avanti serenamente e nella completa e beata ignoranza che esistesse un gruppo di nome Uguaglianza. Lo ammetto, sono un ignorante. Però siccome questi ragazzi sono stati così simpatici e così gentili e carini nello scrivermi, sono andato a controllare chi fossero questi Uguaglianza. Ho scoperto che gli Uguaglianza sono una street punk band nata a Varazze nel 2001, quindi hanno 22 anni di gavetta alle spalle, vicini tanto al Loi quanto al rock and roll. Hanno all'attivo 3 album e numerose esibizioni live che hanno consentito loro di ritagliarsi un proprio spazio nella scena punk italiana. Come vedete, quindi, sono solo io il povero stronzo che non conosceva gli Uguaglianza, ma poco male, perché imparerò a conoscerli e imparerò ad apprezzarli grazie a questa reaction, cosa che spero capiterà anche a voi. Comunque niente, il pezzo si chiama Sogni Persi e andiamo a vedercelo. Non so cosa so cosa aspettarmi. Street punk, oi. Andiamo a vedere. Qua innanzitutto, per farci subito capire da dove vengono, suono di Gabbiani, quindi Varazze. Io tra l'altro da bambino andavo al mare da quelle parti, quindi magari quando eravamo bambini ci siamo anche incrociati, abbiamo anche giocato insieme a biglie. Chi lo sa? Una specie di hangar, tra l'altro bello questo filtro un po' anni 70. Qua diciamo alcuni segni di appartenenza alla Repubblica Libera di Genova. Genova è un'altra di quelle piazze, l'avevo già parlato con nel video dei Madbeat, è un'altra di quelle piazze come mi viene in mente per esempio Torino, Livorno, Roma, quelle piazze proletarie in cui c'è questo forte senso di appartenenza che manca in altre piazze un po' più mondane, come può essere ad esempio Milano. Si apre subito con questo bel grido di battaglia e che fa molto street punk, fa molto oi. Stazione di Varazze. Una bella, un bel pezzo di focaccia ligure che non può mai mancare a colazione. Al freddo di ogni inverno, cercando
Guarda che impatto che hanno queste navi. Non ho mai fatto caso a queste navi da crociera. Qua non so se sono avarazze, non so dove siano, ma Madonna, sembra che ti arrivi in faccia il Titanic. Classica tovaglia da pranzo della domenica e classico pentolone di pasta. Io spero per voi ragazzi, non si capisce bene qua, ma spero per voi ragazzi che quello lì dentro sia pesto, perché non potete mangiare nient'altro che pasta al pesto dalle vostre parti. Una bella birra Peroni ghiacciata. Ah, mi sembrava un asino, invece no, è un bel cavallo goloso. Ma dai, com'è pimpata quell'ape? Guardate che roba, pimp my ape qua, eh. Gli avete fatto anche la mensola dietro. Bella, molto bella. Anche qua da me si usano un sacco questi mezzi alternativi, mezzi di locomozione alternativi. Qua penso sia una carrellata dei lavori che fanno i regaz, quindi ce n'è uno che si occupa dei cavalli, questo regaz che invece è in un cantiere navale, e mi aspetto che ci sia qualcuno che fa il muratore, non c'è un muratore tra di voi? Il barista? No, forse no, il barista sono, lo faccio io, vengo io, regaz, faccio il barista dell'uguaglianza. Il gioco delle bocce, che non può mai mancare tra noi vecchi. Ma qua i ragazzi che dopo i rispettivi lavori si trovano al baricio. A brindare rigorosamente con una media bionda. Una volta l'ho fatto anch'io quella cosa lì, che la stazione attraversata sui binari, sono stato arrestato dalla polizia ferroviaria. La prima volta che prendevo il treno da ragazzino andavo ad Aosta, mi hanno arrestato subito. Per mettere le cose in chiaro, mi hanno subito arrestato. Immancabile quando si va in vacanza in Liguria la settimana nimmistica. No, l'Icnusa no, ragazzi, l'Icnusa rigorosamente sarda, eh. No, 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 caduta di stile qua. Però il Vecio col bicchiere di rosso, col Duralex di rosso, ci sta. Proletario a manetta. Anche la coppola siciliana fa molto proletario, eh? Anche il baffo è proletario in pieno.
Motor City Production. Giuseppe Garau. Ok, questo era Sogni persi dei Ragaz Uguaglianza, che mi stanno anche simpatici perché probabilmente Ragaz abbiamo più o meno tutti quell'età lì, no? Siamo più o meno tutti vecchi di merda, ultra quarantenni. Bello il fatto di aver scelto questo questo filtro per il video, questo filtro un po' pellicola rovinata, con questa saturazione dei colori un po' anni 80. È bello perché dà un po' quel mood di ricordo, di nostalgia, no? Nostalgia per i tempi passati, per la gioventù. E carino il video semplice della vostra vita, ma si adatta bene al pezzo. Un pezzo street punk, leggermente oi, nei richiami anche nel testo, mi sembra di aver capito, con questo EIAE, un grid molto grido da battaglia. E no, sono contento di aver conosciuto la vostra band. Sono l'unico cretino, penso, che non conoscesse l'Uguaglianza, ma perdonatemi, così è. E vi lascio come al solito qua sotto il link se volete andare a beccarvi i Ragaz dell'Uguaglianza, che sicuramente saranno delle celebrità tra Varazze, Celle Ligure, Spotorno e Loano. Io andavo in vacanza a Loano a mangiare i baci di Loano, che sono più buoni dei baci di Alassio. Questo sappiatelo, che sia messo per iscritto, vostro onore. E vi lascio come al solito qua sotto tutti i link se volete andare a beccarvi i Ragaz dell'Uguaglianza. Andate a vedere se suonano magari dalle vostre parti, e l'estate prossima, perché adesso ormai siamo in inverno, andate in vacanza in Liguria, che i liguri saranno sicuramente contenti. No, tanto vi odiano comunque, come odiano tutti i turisti, come è giusto che sia. E andate a farvi spellare ben bene, e niente, mangiate le verdure, mangiate i baci di Alassio, che sono più buoni dei... no, mangiate i baci di Loano, che sono più buoni dei baci di Alassio. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi.